la professoressa Isabella Storri, presidente della sezione molisana della Società Italiana per la protezione dei beni ambientali e culturali, il dottor Domenico Caiazza, storico del Matese, e il nostro caro architetto Franco Valente, studioso e amante della storia molisana. Il calendario è stato realizzato con la collaborazione dell'architetto Valente, che ha fatto da fotografo, credo, ha fatto tutto, dice la professoressa, ma è qualcosa di stupendo. Io davvero poche volte ho visto delle immagini così della nostra Sepinum. Alla fine ribadisco, chi vorrà ritirare il calendario potrà farlo in fondo alla sala. Grazie. Prima di proseguire vorrei far salire sul palco il presidente della Proloco di Sepino, eccola qui, Adriana D'Angona, che è un comune che ha una Proloco che funziona, che è attiva. Deve essere orgoglioso, perché una Proloco garantisce accoglienza turistica, garantisce salvaguardia della cultura e della storia del proprio paese, garantisce una serie di servizi gratuitamente, con tanto sacrificio da parte dei propri volontari, e lo fa solo per il bene della propria cittadinanza, per il bene pubblico. Grazie, buon proseguimento. Abbiamo qui la professoressa Isabella Storri, presidente della sezione molisana della Società Italiana per la protezione dei beni ambientali e culturali. La professoressa Storri è colei che si è prodigata per ottenere nella zona archeologica di Altiglia lo scudo blu, che rappresenta la protezione internazionale in caso di conflitti armati oppure calamità naturali. Questa sera la professoressa ci parlerà degli obiettivi che si prefigge la società molisana per la salvaguardia del nostro territorio. Il primo scudo blu che abbiamo messo lo abbiamo apposto ad Artiglia, perché ho un legame particolare con Artiglia. In caso di conflitto armato non sparate, non distruggete, non violate, non sottraete nulla da questo bene. Lo scudo blu lo possiamo mettere solo noi. In che senso? Noi come Società Italiana Protezione Beni Culturali, che insieme ad altre 13 stati europei, facciamo tutti parte dell'Associazione Internazionale dello Scudo Blu, individuiamo un bene culturale. Poi chiediamo alla sovrintendenza non un'autorizzazione, ma soltanto un parere favorevole, nel senso che la sovrintendenza deve dire sì, hai ragione, questo è un bene culturale di grande valore, altrimenti io dico lo metterei pure sotto casa mia sto scudo. E noi ne abbiamo apposti 4 nel Molise, il primo nel 2010 ad Artiglia, il secondo nel 2011 a Pietrabondante, il terzo nel 2012 all'Anfiteatro di Larino e il quarto nel 2013 ai Serni alla Pineta. Noi ci occupiamo di tutela e salvaguardia dei beni culturali. Per beni culturali intendiamo non soltanto i siti archeologici, i musei, ma intendiamo il paesaggio. Con tanti di voi abbiamo fatto quella lotta strenua contro quel dissennato progetto delle cosiddette paleoliche al crinale della Castagna. E io ricordo veramente che personalmente mi sono stesa davanti a una ruspa, tanto è vero che la Digos mi ha inseguita, forse quando mai essere inseguiti dalla Digos per me è stata una botta di gioventù. Chiudo anche la parentesi, in quanto già 68ina, insomma, vabbè. Comunque questo mi ha detto questo bieco signore della Digos: ah, ma lei lo sa che così viene anche a intralciare i lavori? Ho detto, secondo lei sono venuto a fare un picnic qua, è chiaro che sto intralciando i lavori. Parleremo di altri, volevo portare anche le prove. In questo libro, questa è una foto di Altiglia, e qui si parla anche di monaci pellegrini e cavalieri ospedalieri sui cammini medievali di Molise, alta terra di lavoro. E qui riporto anche la testimonianza dell'Ottocento, secondo qualche testimonianza il convento e il monastero di Santa Croce e dei Templari. Si tratta soprattutto di vie militari tracciate dai Franchi, e poi credo di potervene dare dimostrazione. Quella che vedete è
è la via Francigena che sta vicino Caiarello. Questo è un tratto di strada della via Latina, che è via Francigena perché a Mignano Montelungo ci sono in un documento del 1994 due chiese, Sant'Ilaria e Santa Maria, de strada Francorum, della strada dei Franchi. Cosa si intende? È uno dei 28 itinerari culturali del Consiglio d'Europa. In sintesi, fatta l'Europa, bisognava fare gli europei. Il Consiglio d'Europa ha inventato gli itinerari culturali che sono dei fili tematici. Il più famoso è il cammino di San Giacomo di Compostela, probabilmente l'altro è la Francigena, ma ci sta il cammino di Carlo Magno, il cammino dei Megaliti che parte a Stonehenge. Quindi ci sono molti di questi percorsi collegati a un tema preciso. Dovrebbero veicolare turismo di qualità e soprattutto far capire che abbiamo una civiltà comune al di là delle guerre, delle divisioni passate e anche presenti. Come l'hanno disegnato? Qui diciamo c'è stata una mostruosità dei burocrati, perché l'hanno disegnato utilizzando gli itinerari di viaggio di due religiosi, l'abate di Canterbury, il primario d'Inghilterra, che viene a prendere il Papa a Roma, Sigerik, e un abate islandese, Nicola di Muntkavera, che sbarca in Danimarca, poi va in Germania, poi va alle Alpi e arriva a Roma. Sulla base di queste tappe è stato disegnato l'itinerario. Come l'hanno disegnato? L'hanno portato fino a Roma, perché avendolo intesa come via di pellegrinaggio, il pellegrinaggio, qual è la meta del pellegrinaggio? Roma. Però è stato disegnato come un itinerario multitematico, cioè non vuole ripercorrere solo un sentiero di fede, ma un sentiero di cultura, di storia, di archeologia, un sentiero di enogastronomia. Praticamente è l'itinerario europeo, è multitematico e in qualche modo per utenze differenziate. Lo si studia per chi va in macchina, per chi va in pullman, chi va a piedi, chi va in bicicletta. Chi ha pratica del Cammino di Santiago sa che ci sono percorsi che a volte coincidono e a volte si differenziano. Come nasce lo studio in Italia della via Francigena? Nel Settecento, da Gioni Dozzetti, che è un corografo, uno che descrive la Toscana, uomo di grossa cultura, nota che grossi segmenti di strada si chiamano via Francigena, in Toscana si chiamavano allora e si chiamano tuttora. Poiché era la via che portava a Roma, ha fatto un ragionamento, un sillogismo semplice: chi va a Roma è la via Romea, Francigena e chi va verso la Francia. All'epoca le scienze filologiche non erano sviluppate, ma Francigenus significa che nasce in Francia, non che va in Francia. C'è un vescovo di Troia nel 1200, si chiama Gualtieri Francigena, è Gualtieri il francone, il francese, non Gualtieri che se ne va in Francia. Quindi diciamo, questo è stato un po' l'equivoco. E questo ha fatto nascere il disegno dell'itinerario culturale europeo come via di pellegrinaggio. L'hanno disegnato, come avete visto, la piantina fino a Roma, ma si ferma veramente a Roma? No, perché testimonianze di via Francigena nei documenti, per esempio quelli di San Vincenzo al Volturno, e nei toponimi vanno ben più giù di Roma. Anzi, vi posso dire che il più antico documento che parla della via Francigena in Italia è dell'865 ed è, riguarda una località nei pressi di Vairano Matenora, Caianello, quando prendete l'autostrada. E quindi le testimonianze ci sono, conosciute in Puglia, perché l'Università della Puglia ci ha investito, Bari ci ha investito, e hanno valorizzato testimonianze di un monastero benedettino che stava a San Marco in Lamis, dove tra i confini della proprietà spesso è citata la via Francigena. Questi documenti di proprietà che indicano i pezzi terzi sono molto importanti, perché a differenza delle cronache che possono essere falsificate, quando io vendo un pezzo di terra, io e l'acquirente abbiamo l'interesse a definirlo precisamente. Quindi sono documentazioni certe, sono documentazioni di nono secolo dopo Cristo, mentre il pellegrinaggio, il grande pellegrinaggio medievale, comincia con San Giacomo di Compostela nell'undicesimo. Abbiamo trovato menzione della Francigena nel Lazio meridionale, a Veroli per esempio, alta terra di lavoro, la zona tra Mignano, Vairano, Pietravairano, Alife,
Presenzano è pieno di documenti antichi e di toponimi moderni che ricordano la Francigena. Questa è quella che ha disegnato la società europea. Il tratto in rosso è quello che abbiamo cercato di propugnare per far capire che c'era anche nel versante molisano. Questa che vedete sono i reali percorsi francigeni ricostruiti. Dove ci sono le stelline c'è un documento, un toponimo, un posto che documenta la presenza della Francigena. Vedremo tra poco. Per esempio, sull'Appia c'è la Francigena, ma solo dopo Capua. Dopo Capua lo sappiamo perché c'è un documento antico che parla di un pons leutale, un ponte di Lotario. Quindi vuol dire che è intervenuto un imperatore franco che ha costruito questo ponte, quindi c'è stata un'attenzione dell'impero. Un altro modo per studiarli sono gli ospedali degli ordini cavallereschi a Capua, a Maddaloni, a Montesacchio. Praticamente è chiaro che come oggi sulle strade ci sono i motel, allora ci stavano gli ospizi che assistevano. In Molise si era partito, voglio dire, a il motore francigeno, l'amico Salvatore Capasso della banca Capasso e Franco sono stati due che mi hanno detto ma perché non vedi un po' di capire qualcosa su questa storia? Però poi alla fine noi che eravamo i piccolini, siamo un gradino più avanti, nel Molise non c'è stato più interesse su questa cosa e vi dovete muovere perché la via è tracciata da chi passa. Una volta che è stato individuato un itinerario sbagliato, rettificato, sì, un fatto scientifico, ma da un punto di vista di economia delle collettività non funziona più. E vediamo al Molise. Come facciamo a dire che c'è la Francigena in Molise? Ne parlano documenti e ne parlano i nomi dei posti. Sotto Montenegro di Bisaccia, questo è il documento più antico, c'è un atto notarile nel quale viene descritto un grosso appezzamento di terra, circa 100 moggia, e uno dei confini è rappresentato dalla via Francigena. Nel documento è detta da una parte via Francigena e da un'altra parte via Francesca. Tenete presente i vescovi siciliani, quando i siciliani si ribellano, qual era il rito? Morano i Franceschi. Francigena è la versione notarile, curiale, dotta di francese, francone in quell'epoca. La Francia come nazione nasce nel 5-600, allora c'era Burgundia, c'era tutta una serie di stati. Questo documento, c'è poi un terzo documento, che riferisce, chiama la stessa strada, la chiama via imperiale. Ora, per chiamarsi via imperiale, chi è? È la via degli imperatori Franconi. Sul Biferno, proseguendo sull'allineamento di questa strada di Montenegro e Bisaccia, io ho trovato sul DGM una macchia francara, una valle francara e una torre francara. L'esperto di linguistica sa che francara è l'abbreviazione di francorum, torre macchia dei Franchi. Che lì ci fosse un posto di passaggio è dimostrato da un toponimo longobardo Sala e da un altro toponimo che si chiama Epitaffio. L'Epitaffio era un'iscrizione che incendia nei pressi di un ponte. Proseguendo la strada, dalla sinistra a destra Piferno, si arriva sotto Larino, dove c'è la fontana della Francesca e il quadrico della Francesca. Perché è importante? Perché a Larino noi sappiamo che Lotario da ordine al figlio, dicendo noi per Ravenna raggiungeremo Larino e ci incontreremo. Voi scenderete gli ultramontani, quindi l'esercito che viene dalla Francia, con i toscani scenderà a Pontecorvo e ci concentreremo a Larino. Volete di più? Negli scavi di Larino sono stato trovato un gruzzolo di monete di epoca franca. Quindi c'è la presenza fisica dei franchi nei posti che portano il nome dei francesi. Sotto la linea della fontana Francesca, per Uruli e Serra Capriola si va al Gargano. Nel Gargano c'è più di un posto dove documenti e toponimi richiamano la Francigena. Tenete presente che gli interventi per sloggiare i saraceni dal Gargano sono stati numerosi e la stessa figura famosa di Gargantua, francese, quello di Rabelais, questo forzuto, Gargantua non è nient'altro che è un personaggio che impersonifica una divinità del Gargano. Quindi la chanson de geste e l'erede successiva è influenzata, per esempio, io ho trovato la Francigena in Calabria
e in un romanzo che è quello di Floremonte si parla di una spedizione francona in Calabria. Un emirato ad Acropoli e un altro in un altro porto. Sappiamo che i franchi sono andati a sloggiarli. Quindi diciamo coincidono i toponimi con le strade dove si sono mossi i franchi. Molise interno, documenti di San Vincenzo al Volturno parlano della via Francesca a Colle al Volturno. Io ho potuto nel libro che ho pubblicato a maggio scorso, che oggi è la prima volta, vede la, come dire, l'ufficializzazione, io ho potuto ricostruire esattamente i tracciati. Sono grosse consistenze di terra e si riesce a ricostruire il tracciato. Ci sono due menzioni a Colle al Volturno, una a Montaquila. A Montaquila, oltre al documento che parla della Francigena sotto Montaquila, c'è una frazione di Montaquila che si chiama La Francesca e sopra ci sta una collina che si chiama Montagna Francesca. Vi dico di più, a Vidicuso c'è una montagna che si chiama Montagna Francona, è ancora più, come dire, è conservato meglio ancora il nome che ricollega l'orizzonte dei Franchi. A Capriata Volturno c'è Franciglione, un feudo che nel 2-300 poi scompare, ma dove la presenza è fortissima è sotto Rocca Ravindola, dove due o tre documenti volturnensi parlano della Francigena, della Francesca, e il posto si chiama, pigliate le carte di Gianni, si chiama ancora La Francesca. Poi noi sappiamo, lo dice Villani, che Carlo Magno e Bidino calano per sottomettere il Principato di Capo di Benevento e entrano in terra di lavoro a Tulliverno, forte castello di terra di lavoro, lo distruggono e passano avanti. Non è registrata la presa di Venafro, perché i Longobardi si difendevano benissimo nelle città dagli assedi, quindi questi puntano direttamente sul Capo. E ritroviamo la Francigena poi nella piana piena di olivi di Venafro, e poi in un documento del 1100 la diocesi di Venafro risulta parte dal Guado Francisco presso il Fulvio Sesto, cioè praticamente dove è adesso la taverna di Sesto. Vi dico di più, a Venafro c'è un posto che si chiama Masseria del Pipino e un altro Campo Imperatore. Un campo di Pipino è testimoniato anche in documenti di San Pietro Infine. Quindi, come vedete, su queste strade c'è una pluralità di toponimi. Il Matese, vi ho già detto, dal feudo di Franciglioni, ma sopra Gallo Matese c'è un posto, una località, si chiama La Franconara, anzi Franco. A Colle al Volturno c'è un posto stranissimo, si chiama La Falconara sulle carte. Ma se sentite come i contadini la chiamano, somiglia più a Franconara che a Falconara. Tra l'altro Falcone nei dialetti meridionali non c'è sta. C'è sta Crasticarieri, Facci Rome, ma vedete che Falcone non è un vocabolo dei nostri dialetti. Quindi La Falconara è probabilmente La Franconara. Poi chi va sul Matese da Campochiaro sa che ci sta una fonte Francone. Vi volete spiegare, se non deriva dai Franchi, da che deriva? Ma vi dirò di più. C'è Sassinoro, Sassinoro è Sassinorum, i Sassoni. Ma le campagne di Carlo Magno per sottomettere la Sassonia sono state tantissime e dopo averli vinti li ha deportati in vari posti d'Europa e li ha portati anche qui a Sassinoro. E poi c'è una porta francesca a Guardia San Framondi, poi a Benevento e a Pietrelcina. Quindi praticamente, vedete, quando io vi dico c'è, vuol dire che c'è un documento del 1200, del IX secolo, del X secolo che ne parla e che sui posti è possibile ricostruire, perché rimane il toponimo. Che c'entra Sabino con la Francigena? Se avete notato, tutti questi insediamenti franconi sono su posti che controllano strette montane, come al Volturno, Montaquila, Franciglioni. Perché andarsene su a Gallo Matese? Per lo stesso motivo per la quale ho trovato la Francigena sul Rocca Monfina. Durante l'insorgenza dei briganti, le truppe, la cavalleria in pianura vinceva, ma nelle montagne si rifugiavano. Quindi i Franchi hanno avuto la necessità di andare a snidare nei santuari montani e presidiare anche gli acrocoli di montagna. Ma noi abbiamo una testimonianza. La mano, diciamo,
dell'impero franco nel sud è stata sempre Spoleto. Il duca di Spoleto era, diciamo, il rappresentante d'Italia dei franchi. E noi abbiamo un documento di Erchemberto, mio conterraneo, nasce in diocesi di Teano, che dice che Guido di Spoleto fa la pace, pacem fecit, cum Saracenis Sevino Castrametatis. Il che significa esattamente, dicevano i Sevini e si scambiano gli ostaggi, dicevano si erano accampati a Sevino, no, Castrametolo significa mi fortifico. E dove si erano fortificati? Nella pianura? Non credo, per due motivi. In primis Monte Saraceno e il torrente Saraceno, che è piccolino, ce l'abbiamo non in pianura ma sui fianchi della montagna dove è la città sannitica, ma soprattutto per il nome di Altilia, e questa è una novità assoluta, mi fa piacere darvi qui la notizia. Che diavolo significa Altilia? È stato spiegato come allevamento di polli. Altilia è, se pigliate il più bacino vocabolari etimologici medievali, significa anche questo. Però se voi andate sulle etimologie, le cose che si somigliano poi hanno significati semantiche diversi. La botte è una cosa, il bottone è un'altra cosa, poi il bottino è ancora un'altra cosa, la bottarga è ancora un'altra cosa. Non basta trovare un riferimento, bisogna trovare una motivazione. E qual è? La città di Sevino aveva i colonnati, grandi edifici, ed era spopolata. Ma chi è il distruttore per eccellenza delle città? È Attila, che poi distrugge, quando lui si ferma ad Aquileia, distrugge Altinum, che è una città veneta, però questa si chiama Mitopoiesi, quando non c'è stato, Attila qui non c'è arrivato e non è arrivato in Calabria. Però in Calabria c'è un'altra città antica distrutta e il paese che c'è vicino ancora oggi si chiama Altilia. Quindi con ogni probabilità i viandanti che passavano sul tratturo vedevano questa città che era spopolata da secoli. Noi lo sappiamo da Paolo Diacono, che dice che Romualdo manda i bulgari a ripopolare questi territori, quindi che fosse spopolata è sicuro. Il nome riguarda una città spopolata, Altilia, e quindi noi sappiamo che i Saraceni, che poi erano pochi, si erano probabilmente fortificati sopra. E qui mi piace molto dire, ne parlavo con Franco, voi siete... Non è d'accordo, sì, no, mi riferivo a un altro fatto. Il fatto che le città camminano, voi siete l'esempio delle città che camminano. Perché? In epoca sannitica stavate sopra, poi siete scesi a valle in epoca romana. Poi siete tornati sopra con i Saraceni prima e con Terravecchia e poi nella Sevino attuale. E altre città hanno avuto questo destino. Pigliate che Capua era Santa Maria Capovetra, si è trasferita a Capua, ce ne sono diverse per gli accidenti più vari. Se voi pigliate Cerreto Sannita, stava in un posto, ha camminato, si è spostato 4-5 km più a valle. Sarebbe interessantissimo cercare anche di capire perché le città camminano. Comunque, perché Guido di Spoleto, longamanus dei franchi, mette i Saraceni qui? Ma perché questo è un posto strategico per chi va e viene da Benevento. Il tratturo, piantare i Saraceni qui era mettere un chiodo nelle carni dei beneventani sempre ribelli. Come gli eserciti franchi arrivavano, si sottomettevano, non facevano a tempo a fare 20 km che già si erano ribellati. Allora noi sappiamo da Erchemberto che qui c'erano i Saraceni, ma poi se ne vanno. Chi sloggia i Saraceni? Probabilmente proprio i Franchi. Perché quando noi abbiamo questi, che loro, San Polo Matese e un San Paolo Sembol, la Franconara a Gallo, i Sassoni, vuol dire che hanno trapiantato altra gente, altri chiodi per inchiodare i beneventani. Non servono più i Saraceni, avranno fatto una brutta fine. Badate che anche i toponimi, guardia, questa è un'altra cosa interessante, ci sono le città che hanno un nome, Sevino, ci stanno quelle che hanno nome e cognome, Guardia San Framonti, Guardia di Campochiaro o poi Guardia Reggio.
Ma guardia e ward è un vocabolo barbarico. E chi ha messo questi posti di guardia? I Goti no, i Longobardi neppure, usavano Scurcola, ce l'hanno messo probabilmente i Franconi. Quindi qui c'è stato un grosso insediamento Franconi. Io vi sto dicendo che voi potete reclamare quello che vi dico è dimostrato. Però poi se non diventa, può rimanere un fatto culturale, siamo tutti più colti, ma può diventare un motore di economia, di visita. Ripeto, l'esperimento che abbiamo fatto nel 2014 oggi fa passare da 7 a 15 persone a settimana, non è tantissimo, si piglieranno un caffè, compreranno una colazione, però si è avviato un processo. Voi lo potete avviare, però come si fa? Dovete acquisire consapevolezza, dovete definire, creare gli itinerari, dovete divulgare e dovete creare un interesse. Io vi ringrazio di aver fatto questo convegno, perché io mi mangio le mani, io voglio molto bene al Molise. Mi dispiace, la qualità della natura, queste vie larghe con poco traffico, qui potrebbero fare veramente altro che la Toscana, altro che l'Umbria. Però è chiaro che se non vi muovete voi non si muove nessuno. Se rimanete inerti, prima o poi qualcuno farà una pseudo guida completamente campata in aria e dirà che passava per il pisolon posto. A quel punto i camminatori, la coprono e cominciano ad andare. Quindi dovete trasferire la francigena dagli studi alla realtà con convegni, segnaletica, eventi, guide cartacee web, ostelli, articolati a sistema ma in modo leggero e funzionale. L'epoca dei soldi buttati a pioggia è finita, bisogna fare delle cose che si autosostengono. Un modello in grado di attirare su un asse principale i camminatori di ogni tipo, il turismo culturale. Guardate che con la fame che c'è in Cina, gli unici che hanno i soldi sono i pensionati. Il cacciatino fa la base, ma poi le amministrazioni comunali, le provoco, le parrocchie, le associazioni culturali, gli operatori economici, la regione, gli assessorati alla cultura, turismo e ambiente possono mettersi insieme. Io parlo di modello leggero che si autosostiene. Allora si può fare un consorzio di scopo per fare questo, definire un piano di azione, creare conoscenza, consapevolezza, individuare e segnalare i percorsi, attrezzarli, minime attrezzature, lanciarli, metterli in circuito con eventi, inserirli nel percorso ufficiale europeo. Voi non ci state nel percorso europeo, attingere a provvidenze economiche regionali europee. Noi dalla regione Campania abbiamo avuto 150.000 euro, però siamo riusciti a fare molte cose e abbiamo determinato la regione Campania a muoversi. Dovreste fare lo stesso a noi. Grazie dottor Caiazza. Parlare di templari significa infilarsi in un percorso complicatissimo. A volte mi sembra di pensare agli sciatori che devono fare lo slalom per evitare di far cadere degli ostacoli. E quando si parla poi di templari, si è in qualche modo fortemente condizionati dalla suggestione che evoca questo nome, perché quando si dice templari si pensa sempre a un'organizzazione che abbia poi che abbia avuto delle conseguenze con la massoneria, con la letteratura, con una serie di interpretazioni che fanno parte poi di quell'attività culturale che crea l'immaginario collettivo. Però poiché io sono abituato a ragionare sempre tenendo presente che ognuno di noi ha una propria personalità e qualunque cosa si dica dipende moltissimo da chi ascolta e non tanto da chi parla, e anche questa sera provo più che altro a farvi delle provocazioni per tentare di cercare non di capire ma di guardare questo problema forse da un punto di vista un po' diverso. Molti di voi mi conoscono, vedo molti volti che io definisco lo zoccolo duro di quelli che vengono a sentire questi ragionamenti, che appartengono un po' a un mondo che in genere dai professori universitari viene etichettato semplicemente come eresia o forse neanche degno di essere ascoltato. Poi invece ci accorgiamo che con l'insistenza, come fa l'amico Domenico Caiazza oramai da
molti decenni, ecco, con insistenza poi si riesce a far capire che l'eresia forse è il punto in cui la verità viene fuori. E anche quando si parla di templari, poi vedrete, cercherò di dire per quale motivo siamo vittime di una letteratura che li ha fatti vedere in una certa maniera, ecco, ci accorgiamo che siamo fortemente condizionati dai padri eterni della storia letteraria italiana, perché Dante Alighieri o Jacopone da Todi sono dei miti intoccabili, per cui qualunque cosa abbiano detto personaggi di questo livello è una verità assoluta che diventa certe volte incontrovertibile. E poiché io non sempre sono disposto ad accettare passivamente ciò che hanno detto i grandi nomi, e l'ho dimostrato anche scrivendo qualche volume in cui si è contestata la cosiddetta verità assoluta affermata dai insigni studiosi, anche in questo caso provo un poco a dire qualche cosa di diverso, senza nessuna pretesa di essere creduto, però la provocazione ha proprio questo obiettivo. In genere, quando si parla di templari, si vuole sempre fissare una data precisa, come se il mondo o una certa attività cominciasse quel giorno in cui una certa persona ha deciso di fare qualcosa. È un passaggio. Ogni cosa ha un qualche cosa di prima e un qualche cosa che viene dopo. Io in qualche modo sono agostiniano, quasi giansenista, nel dire che siamo fortemente condizionati dal luogo dove nasciamo, e la nostra vita molto spesso è quasi immodificabile, esiste una sorta di ineluttabilità della storia. Però nell'ambito della storia delle piccole libertà è possibile individuarle. Per cui quando Ugo de Payn si recò a Gerusalemme nel 1119, ecco, era successo qualche cosa di particolare. Una ventina di anni prima, Baldovino, insieme concludendo la prima crociata, aveva riportato a Gerusalemme il luogo dove il cristiano per eccellenza aspetta che scenda la Gerusalemme celeste e avvenga il ricongiungimento del corpo con l'anima. E a Gerusalemme può avvenire la risurrezione di questo problema, che sembra per noi una banalità, in effetti è stato il grande problema della cristianità in generale. Noi oggi siamo vittime di microfoni, di telefonini, di televisione, di elementi che ci condizionano a fare quello che dicono gli elementi, non a utilizzarli, ma a essere vittime di ciò che dovremmo utilizzare. Ecco, ma in realtà la grande storia dell'umanità si è sempre posto un problema: ma dopo la morte che cosa accade? E che i cristiani hanno risolto il problema dicendo che dopo la morte c'è una nuova vita. Dopo la morte l'anima per un momento viene parcheggiata nella Gerusalemme celeste, che non è il paradiso, molti confondono la Gerusalemme celeste con il paradiso, e dopo un certo numero di anni, di secoli, di millenni, avverrà la fine del mondo, questa specie di Gerusalemme scenderà sulla terra, le anime si ricongiungeranno ai corpi e arriverà il Padre Eterno, il Cristo Pantocratore, che ha sempre la faccia piuttosto arrabbiata, che deciderà chi è buono e chi è cattivo, non esiste purgatorio, e si finirà o nelle tenebre che stanno sottoterra o nella luce che è l'Apocalisse. Ho sintetizzato in maniera ignobile un problema teologico che ha portato anche a guerre di religione per poter affermare una certa verità, però sostanzialmente il problema fondamentale è questo: sapere che cosa accade dopo la morte. Dopo mille anni che la cristianità ha sostenuto che Gerusalemme scende a Gerusalemme, bisognava risolvere il problema per chi a Gerusalemme non poteva andare, per chi stava a Sepino o nel nord Europa o in altre parti. Allora il problema viene risolto in maniera straordinaria e sancito con un concilio, quello del 787 di Nicea il secondo, in cui si afferma che le reliquie sono un fatto obbligatorio, cioè i vescovi che non mettono le reliquie nelle chiese sono condannati a essere esclusi dalla cristianità. Per cui i vescovi cominciano ad attrezzarsi a portare reliquie, ma non perché le reliquie facessero i miracoli, perché la reliquia, nel momento in cui viene inserita in una chiesa,
garantisce che il giorno della fine del mondo l'anima di quel defunto si ricongiungerà a quella reliquia e quindi quel santo, San Nicola, San Biagio, i santi orientali sostanzialmente, che sono i primi santi, ecco, per poter essere giudicati si devono ricongiungere al corpo che sta sottoterra, cioè all'osso, e in quel momento, appena avvenuto il ricongiungimento, ci sarà il Cristo giudicatore che giudicherà il comportamento avuto in vita. Si era risolto così il problema della Gerusalemme. Quando un sacerdote dice in una chiesa questa è la nuova Gerusalemme, intende dire che Gerusalemme è anche quella chiesa perché c'è quella reliquia. Perciò i cristiani seppelliscono nelle chiese, perché messi davanti alla reliquia del santo lì sepolto hanno la certezza che il giorno del giudizio insieme al santo verranno i protetti di quel santo, che sono gli abitanti di quel luogo dove le ossa sono state sistemate. Però questo problema in qualche modo aveva assillato i cristiani, per cui molto spesso gente squilibrata, delinquenti, gente che aveva passato una vita piuttosto complicata, a un certo punto decide di tornare a Gerusalemme per garantirsi una sorta di certezza nel momento in cui sarebbe scesa la Gerusalemme celeste e avrebbe ricongiunto l'anima al suo corpo. Quindi sostanzialmente le crociate, sì, è vero che poi hanno dei risvolti economici, ma sostanzialmente rispondono a un problema teologico, quello del ricongiungimento dell'anima al proprio corpo. 1099, Goffredo di Buglione è il primo che si fa seppellire sotto la croce di Cristo, nella tomba che era appartenuta ad Adamo, perché Goffredo dice: io così, quando scenderò a Gerusalemme, sto in prima linea. Ma se lo poteva permettere Goffredo di Buglione, non tutti, per cui il Santo Sepolcro comincia a diventare luogo di meta, di pellegrinaggi, ma soprattutto di gente che va a Gerusalemme e non torna più, non vanno a fare il pellegrinaggio che si fa oggi con l'aereo e poi si torna indietro, si andava a Gerusalemme a morire perché si voleva essere sepolti a Gerusalemme. Quando viene riconquistata Gerusalemme nel 1099, ecco, c'è un personaggio che parte dalla Francia, questo Hugo de Payne, il quale va a Gerusalemme e ha un'intuizione: io mi devo organizzare in maniera da difendere questo luogo e lo devo difendere militarmente, e fa un'operazione che teologicamente poi avrà dei risvolti straordinari e se ne vedranno le conseguenze in tutto ciò che avviene successivamente, perché egli costituisce, rispetto alla tradizione monastica benedettina, diciamo noi, dei monaci occidentali, lui costituisce un ordine militare nello stesso tempo monastico, cioè sono dei monaci che fanno la guerra, o perlomeno che si atteggiano a fare i militari. E nasce un problema teologico, perché il militare non può essere un monaco e un monaco non può essere un militare. E allora si cerca di trovare una soluzione, e poi vedrete che la fine dei Templari è quando sarà sciolta questa questione, sarà definitivamente chiusa con una visione diversa questa problematica che a noi sembra cretina, ma che in effetti diventa motivo di discussioni. Ecco, Ugo comincia a muoversi, comincia a organizzare una sorta di esercito per difendere quei luoghi dove il cristiano ha la certezza di poter un giorno unirsi alla propria anima. Io non vi dirò molte date, perché è inutile stasera mettersi a dire nomi, date, complicherebbero le cose, però la sensazione è importante che si capisca, spero che venga capita. Lui si comincia ad adoperarsi, crea una milizia di Cristo, Milites Christi si chiamano inizialmente. E chi si appassiona al ragionamento è Baldovino II, che dice: ma questi possono essere una grande comodità qui a Gerusalemme. Si mette d'accordo con il patriarca di Gerusalemme e insieme al patriarca stabiliscono di creare una casa madre del movimento che poi si chiamerà dei Templari, di questi Milites Christi, che pongono la sede esattamente sulla spianata del Tempio, dove c'era il Tempio di Salomone. Da quel momento si chiameranno
i cavalieri del Tempio, perciò si chiameranno Templari, e il Tempio di Salomone che apparteneva a Baldovino, e Baldovino lo mette a disposizione di questo nuovo movimento. Occorreva che un cristiano di chiara fama potesse dare una copertura religiosa a un fatto ideologico, e Ugo si avvale della collaborazione di un personaggio che diventerà importantissimo nella tradizione cristiana, che è Bernardo di Chiaravalle. E chi si appassiona al ragionamento è Baldovino II, che dice: ma questi possono essere una grande comodità qui a Gerusalemme. Si mette d'accordo con il patriarca di Gerusalemme e insieme al patriarca stabiliscono di creare una casa madre del movimento che poi si chiamerà dei Templari, di questi Milites Christi, che pongono la sede esattamente sulla spianata del Tempio, dove c'era il Tempio di Salomone. Da quel momento si chiameranno i Cavalieri del Tempio, perciò si chiameranno Templari, e il Tempio di Salomone che apparteneva a Baldovino, e Baldovino lo mette a disposizione di, questa, di questo nuovo movimento. Occorreva che un cristiano di chiara fama potesse dare una copertura religiosa a un fatto ideologico, e Ugo si avvale della collaborazione di un personaggio che diventerà importantissimo nella tradizione cristiana, che è Bernardo di Chiaravalle, Bernardo di Clairvaux. Ma Bernardo, e qui cominciamo un poco a vedere che chi oggi ritiene che le chiese templari siano quelle, per esempio, di Santa Maria della Strada, di San Giorgio Martire o di altre chiese normanne o longobarde, in effetti dice qualcosa che non coincide con il pensiero di Bernardo di Chiaravalle. Bernardo di Chiaravalle afferma che nelle chiese non ci devono stare rappresentazioni fantastiche, i mostri. Fa una serie proprio di maledizioni contro coloro che fanno questo tipo di illustrazione fantastica, perché dice le chiese devono avere, e sotto certi aspetti è un poco islamico come concezione, devono avere delle grandi costruzioni geometriche, ma non devono rappresentare delle cose che non esistono. I mostri, le scimmie, vengono considerate degli elementi impuri nell'organizzazione architettonica. Passano 10 anni, si tiene un concilio e i templari cominciano ad essere accreditati presso il Papa. Ma questo accreditamento che avviene presso il Papa determina una frizione con i vescovi, perché nella gerarchia ecclesiastica c'è il Papa, il vescovo e i sacerdoti. Creare un'organizzazione parallela o perlomeno diversa da quella dei vescovi significa creare delle frizioni all'interno dell'organizzazione religiosa. Fatto sta che comincia una vera e propria guerra all'interno della Chiesa, perché i vescovi non accettano, in una prima fase, poi vedremo che cosa succede in alcuni casi, non accettano questi condizionamenti. Ugo di Bain riesce comunque ad andare avanti, ritorna più volte in Europa e si accorge che questa idea di creare una milizia armata a difesa di Gerusalemme è importante, ma non tanto perché difende Gerusalemme, ma perché difende gli itinerari che da Gerusalemme si irradiano in tutta Europa. E comincia a diventare un fatto economico rilevante, perché chi decide di andare a morire a Gerusalemme sa di non avere nessun rapporto più con i familiari e dona tutti i suoi averi a questa grande organizzazione che poco alla volta diventa sempre più potente. Economicamente diventerà una sorta di organizzazione economica parallela a quella della Chiesa, addirittura in contrasto anche con quella dello Stato. E lo Stato, e qui poi ci sarà una grande discussione, lo Stato che stabilisce che i militari devono rispondere al re e i monaci devono rispondere al Papa. C'è questa dicotomia che è fondamentale proprio nella decisione finale poi di ciò che avverrà all'interno del movimento templare. I templari poi, avendo questa attività di ospitalità lungo questi itinerari,
si confondono, ma sostanzialmente sono organizzazioni parallele agli ospitalieri. Gli ospitalieri è un'organizzazione che fa dell'ospitalità un altro elemento di forza e cominciano a frantumarsi le organizzazioni templari con i movimenti teutonici, una buona quantità di organizzazioni che comunque vogliono dire a tutti: noi siamo i veri difensori della cristianità. Per cui i templari, che sono i più potenti, sono stati i primi ad avere questa intuizione, hanno grande spazio, soprattutto in Europa, e accumulano una quantità enorme di proprietà, di terreni, di oro, tant'è che molto spesso sono i templari che finanziano la Chiesa, che danno del denaro, e voi sapete che quando si dà del denaro, chi riceve quel denaro in qualche modo è devoto. E quindi anche in questo caso i vescovi hanno delle grandi preoccupazioni, perché perdono di potere. Perdere il denaro significa non poter avere determinate funzioni. C'è un episodio che è importante, che è quello di Bonifacio VIII. Prima dicevo Jacopone da Todi e Dante Alighieri. Noi abbiamo studiato, parlando male di Bonifacio VIII, che è considerato uno dei peggiori cristiani, ma pochi si rendono conto delle difficoltà che ha avuto Bonifacio VIII a riprendere in mano la Chiesa dopo Celestino. Noi molto semplicisticamente diciamo: Celestino fece il gran rifiuto, si era scocciato di fare il Papa e decide di dimettersi. Le cose non sono così semplici. Dietro la scelta di Celestino non c'è l'imbecille rozzo, il quale peraltro aveva 700 monaci attorno, non era l'eremita che pensiamo noi. Essere eremiti alla città del Vaticano non è la stessa cosa di essere eremita in un deserto dell'Egitto o della Siria. Era un eremita che però era capo di un'organizzazione monastica potentissima, soprattutto sostenuta dagli angioini. Sono gli angioini che vogliono Celestino, perché ritengono di avere un rozzo eremita, ma potente dal punto di vista religioso, che possa mettere in riga delle situazioni che si stavano mettendo male. Quando Bonifacio prende in mano, con tutti i limiti che può avere una strategia di un politico che diventa papa, le casse di San Pietro sono vuote. Il famoso assalto dei Colonna, i nemici di Bonifacio VIII, quando lui sta portando il tesoro della sua famiglia, se lo sta portando a Roma e i Colonna glielo rubano, ecco, sono dei fatti che fanno riflettere, e poi si finisce con delle attività che devono necessariamente portare a una ricostituzione del patrimonio. Vedete che cosa succede in Italia nel immaginare che non si sia in grado di amministrare il denaro o di ottenere degli obiettivi precisi. Fatto sta che Bonifacio VIII poi inventerà i famosi a Roma dal 1300 si cominceranno a celebrare quelle attività di riunione che oggi farebbe magari l'assessorato al turismo, il Ministero del Turismo, per cui Roma diventa un centro che raccoglie denaro e si è costretti a vendere le indulgenze per rimpolpare le casse di uno Stato che cominciava a perdere in moneta. Fatto sta che quando si chiude la vertenza con Filippo il Bello, che aveva enormi problemi economici, ecco, si attribuisce la responsabilità di tutto ciò che sta accadendo in Europa ai templari. Bisognava trovare un capro espiatorio e fu posta la questione. La questione che è ancora misteriosa nella soluzione, perché poi la storia ha avuto una serie di verità che non sono verità, sono verità che vanno riesaminate, vanno riconsiderate, per cui Clemente V, che apparentemente è colui che accetta di sciogliere i templari, in effetti sarà costretto a un'operazione che non ha mai condiviso, e poi forse qualche cosa dirò a proposito. Però l'obiettivo di questa sera è di dimostrare che i templari nel Molise non solo erano presenti, ma avevano un'organizzazione straordinariamente importante che si sovrapponeva a quella rete di strade che Domenico Cajazza ha illustrato in maniera magistrale.
detto e l'abbiamo visto, non significa l'autostrada del sole da nord a sud, ma è una serie di ramificazioni che si sovrappongono per motivi militari, quindi di controllo del territorio, a un territorio che in qualche modo doveva essere amministrato. Voi immaginate la differenza tra un'organizzazione statale come quella romana, che si reggeva su dei municipi che sono a distanza di una giornata di cammino dell'esercito l'uno dall'altro, Cassino, Venafro, Isernia, Boiano, Sepino, Benevento, e l'organizzazione complicatissima medievale, quando Roma scende a 15.000, 20.000 abitanti, non ha più un milione di abitanti come in epoca romana, quando non esistevano più le fognature, non esistevano più i martelli, non esisteva più la chiave per chiudere l'uscio di casa. Chi ha letto Ken Follett ricorderà la descrizione bellissima del capomastro, dell'architetto che si deve portare il maiale appresso per evitare che gli venga rubato l'elemento di sopravvivenza per l'intera famiglia. Ecco, voi immaginate in un centro antico le problematiche che esistevano per il controllo della proprietà, delle cose essenziali, anche del semplice coccio per poter mangiare, della bottiglia che nessuno più era in grado di costruire. Ecco, in questo clima diventano fondamentali i luoghi dove l'ospitalità è assicurata. Per cui si passa dai lupanari romani, che sostanzialmente erano luoghi di malaffare, di prostitute, agli xenodokia, che sono delle organizzazioni molto più controllate, dove una donna può entrare, può essere accolta, si può viaggiare con una certa sicurezza, esiste una sorta di tutela per chi viene alloggiato in questi ambienti. E comincia a nascere un'organizzazione che serve soprattutto a tutelare il trasporto delle reliquie che dall'Oriente vengono portate in Occidente. La traslazio reliquie è fatta proprio dall'Oriente verso l'Occidente, non il contrario, perché nell'Oriente rimanevano, perlomeno per tradizione, le reliquie di tutti i santi più importanti, per cui dall'Oriente comincia questo trasferimento di reliquie che verrà prima di tutto santificato, sacralizzato da Carlo Magno con Papa Adriano I, il concilio di Nicea il secondo viene fatto proprio da questi due personaggi, Adriano, ma soprattutto nasce l'arte cristiana, la diffusione delle pitture, perché nello stesso concilio l'obbligo dei vescovi è di rifare quelle pitture che nel periodo della iconoclastia Leone III Isaurico aveva completamente abolito, rispettando un desiderio di Dio che, incontratosi con Mosè, l'unico uomo che ha parlato con Dio, ecco, Dio aveva dato ordine a Mosè: non ti permetterai mai di fare l'immagine di Dio. Invece, quando teologicamente si dimostra che Dio si è incarnato in Cristo e che quindi noi Dio lo abbiamo visto in Cristo, possiamo anche rappresentarlo. Quando diamo importanza ai racconti biblici, se nella Bibbia è raccontato che esiste un angelo con le ali, l'angelo con le ali esiste ed è rappresentabile, e quindi poi è l'arte che deve interpretare questi cose. Però i templari si assumono l'onere di garantire che i pellegrini, che avevano una funzione importantissima nel riportare le reliquie, nel transitare non per fini economici ma perché erano i portatori delle reliquie nel nostro occidente, e i templari si pongono come elementi a difesa non solo della Gerusalemme vera, della città di Gerusalemme, ma soprattutto degli itinerari, perché distruggendo il pellegrinaggio si distruggeva colui che materialmente portava nell'Occidente la possibilità di ricreare il luogo dove si sarebbe di nuovo ricreato quel rapporto tra l'anima e il corpo, e si sarebbe garantita perlomeno la possibilità di essere giudicati, l'opportunità di essere giudicati. Noi abbiamo una serie di documenti, per esempio nel 1181 il documento più antico che riguarda una vertenza alle isole Tremiti. Le isole Tremiti, bisognerebbe aprire un discorso molto ampio sulla
funzione che ha avuto Termoli rispetto all'Oriente. Molto spesso si usa, i politici dicono Termoli è la porta dell'Oriente, però poi non vanno mai a leggere un libro dal quale capire per quale motivo Termoli è la porta dell'Oriente. La porta dell'Oriente perché da Termoli si partiva per andare in Oriente. E un passaggio obbligato erano proprio le isole Tremiti, era il primo luogo da cui poi si partiva definitivamente per andare dall'altra parte. C'è una vertenza che però non sappiamo come sia finita, perché vi è un'istanza da parte dei Templari al Papa che si lamentano del fatto che l'abate delle Tremiti a Salonne aveva sottratto loro dei terreni, aveva usurpato, l'abate è l'analogo del vescovo, aveva usurpato dei terreni ai Templari che quindi vivevano nell'isola, vivevano, erano ben organizzate nelle isole Tremiti. Poco più avanti noi troviamo altre citazioni, per esempio, e qui facciamo i discorsi del rinvenire dei luoghi che presumibilmente, noi non abbiamo una fotografia di un templare che si fa vedere mentre in un luogo, però alcuni elementi sono significativi, i nomi delle chiese. Ecco, in genere le chiese dei templari sono dedicate a San Giacomo, a San Giovanni Gerosolimitano, alla Trinità, e sono elementi che fanno sospettare che ci siano presenze templari. Se una chiesa è dedicata a Sant'Angelo, devo sospettare che invece i templari non c'entrano nulla, ma si tratti, come San Giorgio, di santi longobardi che hanno un'altra origine e sono legati a un'altra visione organizzativa della cristianità. Per esempio, se voi andate a Castel Bottaccio, c'è una bellissima epigrafe attaccata a una chiesa ricostruita del 1207, una chiesa di San Giacomo. È un'epigrafe che tra l'altro è interessante, parla, pure facile da trascrivere perché è attaccata all'esterno delle mura, però nessuno se ne è mai occupato, dove si parla di preghiere che si devono fare un certo giorno dell'anno all'interno di questa chiesa dedicata a San Giacomo. Le epigrafi in genere sono catalogate, così cercando e ricercando su internet sono riuscito a scoprire che c'è una chiesa a Firenze dedicata a San Giacomo, consacrata l'anno prima, 1206, con una identica epigrafe, identica a quella di Castel Bottaccio. Tra queste due chiese non c'è nessun nesso, Firenze l'una, Castel Bottaccio l'altra. Ecco, quella di Firenze del 1206 era una chiesa templare. Voi dite, ma da qui a dire che anche la chiesa di Castel Bottaccio fosse una chiesa templare ce ne passa, però ecco, a volte certe coincidenze fanno pensare, fanno ritenere che vi siano delle conseguenze anche nel modo di parlare, negli epitaffi, che a volte sono identici perché appartengono a una certa cultura, per cui sono convinto che anche Castel Bottaccio era una stazione templare che avesse un luogo deputato ad accogliere un nucleo di difensori su un passaggio che oggi è fuori dell'itinerario, perché noi siamo abituati a pensare che i ponti esistessero anche nell'Alto Medioevo, nel Medioevo. Sepino ha la sua importanza per il fatto di trovarsi sulla dorsale appenninica. Facevamo una considerazione venendo insieme con Domenico Gaiazza: quando voi superate il passo di Vinchiaturo, se vi fermate sul passo di Vinchiaturo e aspettate che venga a piovere, immaginate che una goccia d'acqua si possa spezzare in due parti, metà finisce nel Biferno.
gli ospedalieri in qualche modo sono un altro aspetto dei templari. Noi non è che abbiamo le idee molto chiare di come fossero organizzati i templari. Sicuramente avevano un'organizzazione che oggi potremmo pensare di paragonare a quella delle province, piuttosto ampie, non piccole ma neanche grandissime. Esisteva la terra di lavoro, esisteva la Puglia, la Capitanata, dei Catapani, esistevano delle aree ben individuate urbanisticamente. A capo di ogni organizzazione templare, poi vedremo come anche Larino diventa la capitale di un'organizzazione ospedaliera, ecco che c'è un'organizzazione che fa capo o ai templari o agli ospedalieri. Nel 1208 il vescovo, e questo sarà il motivo per cui c'è un fatto che accade a Venafro, il vescovo di Boiano, Rainaldo, che si sa esistere fino al 1210, ma del 1215 il vescovo successivo, e quindi presumibilmente vive fino al 1215, ecco, nel 1208 il vescovo di Boiano, che si chiamava Rainaldo, riunisce il clero, i canonici della cattedrale, e accetta un contratto di buon vicinato con i templari che avevano comprato a Tappino, dove c'è l'ospedale di Campobasso, avevano comprato un'area in cui creare la chiesa di San Salvatore. Questo terreno viene comprato da un altro personaggio che ha lo stesso nome, casualmente, del vescovo di Monte Vairano, di Baranello, ma soprattutto è importante sapere che chi gestisce la capitanata e la terra di lavoro, il preceptor di questo territorio, è un certo Nicola di Collalto. Collalto è un territorio che poi ritroviamo nell'epoca normanna, quindi precedentemente a questo fatto, perché viene definito locollatum. Nel Medioevo molto spesso i nomi vengono storpiati in qualche modo, quindi Nicola di Collalto è un personaggio di Collalto, quindi di Tappino, che viene delegato dai templari ad acquistare un terreno dove costruire la chiesa di San Salvatore, che ancora oggi si chiama San Salvatore, non rimane niente perché i templari poi sono stati sterminati le loro proprietà requisite, che guarda dall'altra parte verso Ferrazzano. E abbiamo notizia di un'altra chiesa dei templari a Ferrazzano, che è la chiesa di San Bartolomeo, scomparsa, ma che comunque era nel territorio, che permetteva di individuare una strada che da Tappino scende poi fino ad arrivare a Santa Croce di Magliano, seguendo gli itinerari piuttosto complessi. Perché vi cito questo Rainaldo? Perché l'anno successivo a Venafro, successivo qualche anno dopo, 4 anni dopo, a Venafro succede un fatto strano. Il Papa scrive al vescovo di Boiano, cioè a questo Rainaldo, e dice: guarda, ti devi interessare di parlare con gli ospitalieri di Venafro, perché quest'anno a Venafro, quindi non si rivolge al vescovo di Venafro, ma si rivolge al vescovo che aveva rapporto con gli ospitalieri, con i templari, perché a Venafro è successo un fatto strano. Non ci sono guerre, non ci sono problemi di nessun genere, è stato incendiato l'archivio della cattedrale. Nell'archivio della cattedrale c'era il contratto con il quale il vescovo dava ai templari la possibilità di fare determinate cose nella città di Venafro. Ti devi interessare perché i templari a Venafro si rifiutano di far fare la copia dalla seconda copia, dal libretto dove tenevano il contratto, perché evidentemente quel contratto non era vantaggioso per i templari, e quindi avendo loro l'originale avrebbero potuto in qualche modo falsificarlo, o comunque lo possedevano i templari ma non lo possedeva più la chiesa. Da qui si sospetta che l'incendio sia stato provocato, come spesso accade, da chi aveva interesse a distruggere quel documento. Ma andiamo avanti, perché poi succede qualcosa di particolare.
nel 1240, perché nel 1240 esce fuori una stranissima vicenda di un Porrellus Templarius. In Calabria c'è un monastero che non vuole pagare la quota per mantenere un castello demaniale che Federico II aveva in Calabria. E allora viene incaricato questo Porrellus Templarius di essere il restauratore, colui che era addetto alla manutenzione. La cosa è piuttosto strana, perché tra i Templari e Federico II non è mai corso buon sangue, tant'è vero che in qualche modo Federico II li ha contestati, non li ha accettati, perché i Templari erano fedelissimi al Papa. E voi ricorderete che Federico II cercava scuse di ogni genere per non andare a fare l'ultima crociata, si rifiutò più volte di fare la crociata, fu minacciato di scomunica, decise di andare a fare la crociata nel 1227, si imbarcò pure, però poi sostenne che c'era una epidemia sulla nave, si fece riportare sulla spiaggia e rimase in Puglia, e mandò un suo emissario a iniziare la crociata, fino a che il Papa lo scomunica, e allora finalmente Federico decide di partire per Gerusalemme. Pensate che Federico è l'unico crociato che non ha fatto manco una battaglia in Oriente, ha fatto un'attività di diplomazia eccezionale, e sostengono i grandi storici che questo Porrellus Templarius, di cui poi parlerò perché evoca ovviamente il Borrello di Pietrabondante, questo Porrellus pare che sia andato al seguito di Federico in Oriente e poi sia tornato, e che quindi Federico abbia visto le capacità che avevano questi Templari nell'organizzazione castellana, perché erano dei soldati di grande, di elevatissima professione. Dico Porrellus perché quando usiamo dei nomi dobbiamo necessariamente poi contestualizzarli. I Porrello sono una categoria di persone dai quali, e qui potremo fantasticare sull'origine della massoneria in Italia, perché poi la massoneria non è soltanto ciò che padre, figlio e nipote, oppure le iscrizioni o le adesioni. La massoneria a volte è anche uno stato di fatto, è una realtà che non ha bisogno, proprio perciò è massoneria, non ha bisogno di un'organizzazione che si definisca noi siamo i massoni, come non si può definire erano romanici, erano gotici. Sono definizioni che diamo noi ex post, successivamente a un'attività. Il Porrello sono il Porrello di Pietrabondante. I Porrello sono stati sempre dalla parte di chi comandava, non hanno fatto l'opposizione interna, farebbero oggi quello che poi fa la massoneria. La massoneria non è un'opposizione, ma è un'organizzazione che si insinua nei meandri del potere. Ecco, Porrello è colui che ospita l'abate di Monte Cassino, Atenolfo, quando insieme a Pandolfo III, i due fratelli, decisero di vendersi la Longobardia per non parva pecunia, dice Pietro Diacono, per non pochi soldi. Ecco, questo Porrello, pensando che stava per arrivare Basilio IV, imperatore, quindi che l'Oriente, i bizantini stessero per conquistare, se l'erano comprata la Longobardia, pensa di ospitare a casa sua, a Pietrabondante, questo Atenolfo, abate di Monte Cassino, che intanto se n'era fuggito perché dal nord scendevano tre personaggi importanti: Enrico II, Pellegrino di Colonia e Poppone di Carinzia. Poppone di Carinzia, con 17.000 soldati, scende a Pietrabondante, e qui Porrello comincia a capire che l'imperatore ancora c'ha il potere in mano. Prende Atenolfo e lo manda a Termoli perché si imbarchi per tornare in Oriente, per scapparsene in Oriente, per dire come sono importanti questi fatti. Poppone di Carinzia riprende in mano Pietrabondante, si unisce all'esercito di Pellegrino di Colonia, che era andato a mettere un abate nuovo, Teobaldo,
a Monte Cassino, e insieme a Enrico di Sassonia, che era passato per Campo di Pietra, si riuniscono, io ritengo, proprio qui a San Giuliano del Sarno, per scendere poi a Sepino, e insieme i tre eserciti, che erano un esercito di 70.000 soldati, passano per Sepino per arrivare a Benevento e raggiungere poi Troia, dove faranno una battaglia che finirà malissimo, durerà 8 mesi, finirà male per l'esercito, ma questi sono altri fatti. Questo per dire che l'importanza che ha questi luoghi e dei Borro sono i conti di Sandro. Gli eredi dei Borrello, non entro nei particolari, sono per esempio quel Paolo di Sandro che tradisce Antonio Caldora a Sessano nel 1441 e viene premiato da Alfonso d'Aragona. Paolo di Sandro verrà premiato, quindi è l'erede dei Borrello di cui stiamo parlando, dei Templari, quindi è un'organizzazione che sfocerà poi nella massoneria, perché da Paolo di Sangro nasce Antonio di Sangro, da Antonio di Sangro nasce Paolo II, da Paolo II Antonio II, poi Paolo III, Antonio IV, Antonio V, fino ad arrivare a Raimondo di Sangro, che è il conte di Torre Maggiore, il quale da Torre Maggiore si sposta a Napoli e crea la massoneria napoletana. Quando voi entrate nella chiesa del Cristo Velato, la cappella San Severo, perché poi diventa San Severo, era il cognome della madre, perché di Sangro erano considerati dei banditi, per cui in qualche modo si vergognano del loro nome, ecco, la cappella di Sangro, come dovrebbe essere legittimamente chiamata, è la cappella per eccellenza della massoneria del meridione d'Italia, Raimondo di Sangro nell'esempio più straordinario. Vi dico questo per dire che esistono dei collegamenti tra la massoneria e un'origine strana del potere, del controllo del potere, che in qualche modo si identifica con questi personaggi. In effetti qualcosa di particolare succede a Larino nel 1297. Papa è Bonifacio e fa una cosa stranissima: è il momento in cui ha preso in mano il papato e fa una concessione che noi non riusciremo a capire se non nell'ambito di quel clima teocratico, diremmo oggi, che si stava determinando di frizione tra i templari che erano rimasti, gli ospedalieri che erano rimasti legati al Papa, e ciò che avveniva in altre parti d'Europa, dove si contestava che il Papa potesse avere dei soldati, dei militi a sua difesa. Il soldato è mio, tu devi pensare soltanto alla religione. Fatto sta che Bonifacio VIII, di cui parliamo male tutti quanti, fa una concessione alla commenda di San Primiano, che apparteneva ai cavalieri gerosolimitani, quindi sempre cavalieri deputati, che avevano la chiesa nell'attuale cimitero di Larino, da cui partiva la via Francesca, che abbiamo scoperto qualche anno fa, che taglia e arriva a San Martino in Pensilis, arriva a Campomarino. Campomarino era un altro dei porti fondamentali dell'Adriatico. Pensate che nel 1700, quindi, per portare i marmi nelle chiese di Larino, di Riccia, di tutti i paesi che più o meno affacciano verso l'Adriatico, da Napoli si faceva il periplo dell'Italia, si passava per lo stretto di Messina con le navi e si sbarcava a Campomarino, che era il porto più importante dell'Italia centrale, per trasportare poi i marmi all'interno, perché era molto più difficoltoso passare per la dorsale appenninica, quindi si preferivano le vie del mare. Ecco, pensate che Bonifacio VIII dà una concessione, o perlomeno sacralizza un rapporto di dipendenza. Sentite di quante chiese a favore della commenda di San Primiano di Larino: Santa Maria di Cerreto, che poi è una frazione di Acquaviva Colle Croce, San Pietro di Rotello, San Giacomo di Serra Capriola, Santa Lucia di San Martino in Pensilis, San Giovanni in Termoli, San Giacomo e Santa Margherita di Colli, San Biagio di San Giuliano di Puglia, Santa Maria Gerosolimitana di Macchia Valfortore, San Pietro in Valle di Colle Torto, San Michele in Palazzo di Collenuccio di Guardalfiera, San Giovanni Gerosolimitano di Riccia, San Salvatore di Campolieto, San Salvatore di Monacidione, San Pietro di Castropignano, San Biagio di Ripa Limosano. Qui sono tutte stazioni templari,
dove i cavalieri gerosolimitani esercitano il potere del controllo delle strade. Ma è il momento in cui si sta per abbattere l'ira dell'impero, e Filippo il Bello poi utilizzerà questa questione teologica sostenendo che i militari non possono fare i monaci. E comincia una strage, prima di tutto perché viene requisita tutta la proprietà, si accresce in maniera verticale il potere economico della politica, il Papa Clemente V è costretto ad accettare questa questione che viene posta in termini teologici, non accetta dal punto di vista pratico la realtà. Fatto sta che verrà impiantato un processo terrificante di falsità da parte di Filippo il Bello, che comincerà ad ammazzare letteralmente, ci sarà strage, saranno accusati di omosessualità, saranno accusati di violenze, saranno accusati di omicidi, saranno accusati addirittura di essere adoratori del Bafometto, di Maometto. Si inventeranno anche questa storia, che poi è un accidente irrilevante nell'ambito dei grandi processi che si fa. Io vi ho raccontato questa storia perché in effetti noi dovremmo avere nei confronti dei Templari un rispetto diverso da quello che abbiamo oggi. Non è solo un fatto folcloristico ed è impensabile che oggi ritornino i militari a difesa della Chiesa. Però è importante che questi movimenti, anche se folcloristici, abbiano la necessità, sentano la necessità di conservare la memoria storica di quello che è accaduto, perché noi comunque siamo contaminati anche da questi avvenimenti. E di questi avvenimenti ha fatto parte anche Sepino. La comunità di Sepino in qualche modo è stata fortemente condizionata da questa piccola parte della storia dell'umanità che ha interessato tutta l'Europa, ma ha interessato anche il nostro territorio. Grazie. Grazie a tutti.